ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Chiudea e oggi ragazzi, come ogni mattina, parliamo ovviamente di informazioni interessantissime per quello che riguarda il futuro del nostro Fortnite. Oggi ragazzi ho veramente un bel po' di roba da farvi vedere, quindi cercherò di non dilungarmi troppo e di mostrarvela tutta ragazzi. Parleremo di novità per quello che riguarda Fortnite Android. Abbiamo ancora delle conferme ufficiali da parte, dopo saprete di chi. Andremo a vedere anche dei nuovissimi file che sono stati inseriti nel codice sorgente e che farebbero presagire l'arrivo imminente di una nuova, non capiamo se sia una location o solamente una struttura. E poi ragazzi vedremo un altro paio di cose, vedremo se abbiamo tempo anche di sentire un file audio ragazzi. Allora, la prima cosa innanzitutto da dire è appunto che ci sono ancora dei movimenti per quello che riguarda il nostro Fortnite Android. Sappiamo benissimo ragazzi che non manca molto ad averlo disponibile per tutti i dispositivi, anche se purtroppo sappiamo che alla fine di questo mese, il 24 agosto, arriverà solo per Samsung Galaxy Note 9, lo sappiamo, rimarrà in versione per un mese su questo telefono, quindi fino al 23 settembre, dopodiché verrà rilasciato per tutti i dispositivi. Abbiamo subito ragazzi una bella immagine da vedere, che è proprio una di quelle cose che dici 3, 2, 1, Zubodrighi! Vabbè, Alex, ma sempre questi codici, sempre i codici ragazzi. Questo è un altro codice interessantissimo recuperato dal Fabione qualche ora fa ragazzi. Cosa vuol dire questo codice? Che è un casino da capire, lo so. Allora, se andiamo a vedere Title Press Event 2018, il Press Event è nello slang dei grandi marchi, per dire, sta ad indicare un evento importante, no? Quindi noi sappiamo che c'è un Press Event 2018 ed è ovviamente relativo all'uscita di Android. Noi, come vi avevo già informato qualche giorno fa, non avremo Fortnite su Play Store, ma loro hanno preparato, in poche parole, lo scheletro per il link che troveremo sul sito di Epic Games e che ci farà scaricare direttamente Fortnite. La terza riga è quella che ci interessa, URL pattern. Noi non sappiamo, prima di quello slash ci sarà il link, dopodiché ci sarà Press Event 2018. Quindi ragazzi, sappiamo, come vi avevo già anticipato, che non sarà purtroppo su Play Store, ma sarà esclusivamente sul sito di Epic Games. Quindi potrebbe chiedervi il vostro cellulare delle autorizzazioni extra per l'installazione. Non preoccupatevi, voi dategli sempre ok e installerete Fortnite. Quello che ci fa capire ragazzi che sta per arrivare anche per espandersi il nostro Fortnite è appunto ragazzi i nuovissimi server che stanno per essere implementati. Quindi capisci a me, se arriva, come abbiamo visto, il loro Fortnite arriva su Android, probabilmente la mole di traffico che si aspettano non riuscirebbe ad essere sostenuta dai server che abbiamo noi. Quindi, come vediamo là in alto, nei server pubblici abbiamo i soliti americani, europei, Oceania, Brasile e Asia. Nella beta ragazzi abbiamo Singapore, Seoul, Londra, Oregon, Parigi, Dublino, Taiwan, Mumbai, Belgio, Olanda, Montreal, Iowa e Sud
Carolina, ragazzi, uno sbrego di nuovi server per dare la possibilità di splittare meglio probabilmente il traffico dati e quindi di poter giocare senza dover obbligatoriamente laggare. Mi fermo un secondo con le immagini, tolgo anche lo slideshow, questo è il mio sfondo del desktop. Un'altra piccola informazione per voi, ragazzi: se andiamo su Google e da Google noi cerchiamo Orange Twitter, che cos'è Orange? No, Orange, dove c'è questo qui? Non è questo qui, ma l'ho trovato oggi. Orange phone Twitter, non lo troveremo mai. Orange telephone, ma stamattina l'ho trovato, ecco qua. Ah sì, l'hanno cambiato o non l'hanno cambiato? Migliacca suina, ragazzi, sulla cosa di Orange. Porca di quella porca, vediamo la cronologia se viene fuori. Aspetta, ma perché devo cancellare la cronologia ogni volta? L'ho trovato stamattina, ecco qua. Questo ragazzi il sì, la pagina Twitter di Orange, ufficiale della Tunisia. Che cos'è Orange, ragazzi? Orange è un operatore telefonico pari a Vodafone o a TIM, quindi una roba incredibile. Se noi scorriamo nella pagina di Orange tunisino, abbiamo un'immagine ufficiale, ragazzi, che dice la sorte, quindi l'arrivo di Fortnite è confermato per gli smartphone Android. Clicca sul cuore se anche tu sei interessato. Vabbè, noi diciamo che siamo interessati, poi c'è uno che mette sotto un'immagine di lui che si prende la mano e di un altro criminale che non si sa bene perché voglia rischiare i polsi con le trappole per gli orsi. Ma ragazzi, come vediamo, sta cominciando ad arrivare la notizia anche sul web. Cioè Orange non è proprio l'ultima della cucciolata, ragazzi, è una cosa abbastanza interessante. Voglio con voi vedere un'altra cosa, ragazzi, mentre andiamo avanti, siamo invece nella nostra pagina di gioco di Fortnite. Voglio vedere se c'è ancora, perché ragazzi, sembrerebbe confermato l'arrivo di una base militare su Fortnite. Mentre noi lasciamo che si apra il gioco, ragazzi, guardate un pochettino qua, ragazzi, questi sono i soliti codici che il Fabione ci recupera. E andiamo, ragazzi, nella sottocartella prop, vien fuori, ragazzi, una serie di svalangate di chiavi di registro e la military base. Ragazzi, come andiamo a vedere, nella military base c'è una parola che ci fa ben sperare l'arrivo di qualcosa di particolare. Vi ricordo, ragazzi, che queste cartelle non sono quelle di Salva il Mondo, ma sono quelle di Battle Royale. Quindi innanzitutto mettiamo il marker, perché dobbiamo vedere. Noi avevamo sentito l'ultima volta dei suoni ambigui, se non ricordo male, qui. Vediamo se li sentiamo ancora, perché ragazzi, sembrerebbe davvero imminente l'arrivo di un carro armato. Sappiamo e abbiamo delle foto che ci sarà su Salva il Mondo, ma abbiamo visto anche che i codici sono stati inseriti nei file di Battle Royale. Vediamo se sentiamo l'audio da qui. L'ultima volta si sentiva addirittura un elicottero, raga. Dovrebbe essere, adesso non ricordo bene se fosse qua o là in basso.
l'ultima volta si sentiva. Era su una di queste montagne, raga. Era su una di queste montagne. C'era un audio chiarissimo dell'elicottero. Perché, ragazzi, insieme alla military base, guardate un po', è stato visto su Salva al Mondo, ragazzi, il tank. E da Save the World, ragazzi, quello che state vedendo in poche parole adesso, andando avanti, ragazzi, questi sono i file del carro armato. Come vedete, raga, non è molto grande il carro armato. Nell'arrivo su Battle Royale potrebbe tranquillamente essere il primo veicolo radiocomandato, ragazzi, che potrebbe fare appunto da drone di terra per andare a colpire gli avversari. Aspettiamoci davvero di tutto, ragazzi, in questo prosequio di Fortnite, perché le info sono veramente tante. Io non voglio portarvi via altro tempo, ragazzi, quindi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi in tanti al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!